Advance Italian News nasce per iniziativa di Marco Tursini, imprenditore di grande esperienza in altri campi che non siano la nautica, ma anche armatore, per cui con esperienza nel campo delle barche, della navigazione. E Marco ha voluto riunire tutte le sue esperienze per farne un'azienda che rappresentasse il massimo della qualità in questo mondo, nel mondo della nautica. E per fare questo già si capisce dalla scelta degli attori. Per questa imbarcazione che abbiamo provato oggi, l'Advance 66, ha scelto gli attori migliori presenti sul mercato. Tra gli attori migliori citiamo lo studio Reichel Pugh per l'architettura navale, famosi per fare barche belle esteticamente ma anche molto veloci, molto performanti. Ultimamente si sono impegnati anche in barche da regata di alto livello. Lo studio Nauta di Mario Pedole e Massimo Gino, studio milanese che sappiamo essere famosissimo per fare barche splendide, per disegnare styling, concept e layout interni di altissima qualità. E poi per la costruzione l'Adria Sail di Maurizio Testuzza, di comprovata esperienza per quanto riguarda i compositi avanzati. Il progetto del 66 è un semi-rai saloon con volumi importanti. È una barca che è stata pensata per dare interni più capienti rispetto alla media delle barche di queste dimensioni, pur però mantenendo un feeling da barca che può essere portata da equipaggi molto semplici. C'è tutta la possibilità di portarsi un equipaggio professionista, ma è organizzata in modo tale da poter essere veramente portata da due persone o anche da una persona sola per quanto riguarda le manovre correnti. Anche a vela l'Advance 66 ha dimostrato di essere una barca particolare. E ovviamente le prestazioni sono molto interessanti, ma questo non lo dubitavamo dati gli architetti, ma il lavoro fatto sulla carena ha dato dei risultati sorprendenti. In particolare Reichel Pugh hanno dichiarato che è come se avessero progettate due barche sbandate una vicino all'altra. Questo che significa? Significa che è stato particolarmente curato l'aspetto della carena quando è sbandata, e infatti quando cammina la barca praticamente non ha trascinamento a poppa. Significa che ha un appoggio molto equilibrato, ha una buona stabilità di forma, ma non è una barca col ginocchio, perché è una barca che i primi angoli li sbanda volentieri, facilmente, per tenere in forma le vele, ma dopodiché prende la sua posizione e non ha nessun tipo di trascinamento. Noi ci siamo divertiti da morire sotto il monte di Portofino a fare virate al limite, a navigare, a sfruttare tutti gli scarsi e tutti i buoni con la barca che reagiva perfettamente, nonostante sia comunque un oggetto da più di 24 tonnellate. La barca è leggera, ma è molto completa di impianti e soprattutto ha un'impostazione da barca da crociera, di conseguenza quello che conta è poi la sensazione di sicurezza quando le condizioni diventano più dure. L'organizzazione del piano di coperta ruota intorno a due elementi essenziali: la tuga, organizzata semi-rai saloon, cioè con vetratura completa, addirittura in questo caso che gira a 360 gradi, abbastanza rialzata ma molto snella, e il pozzetto unico, che per una barca di queste dimensioni offre una soluzione per cui il pozzetto diventa veramente enorme. Partendo proprio dal pozzetto, è organizzato con un grandissimo prendisole nella zona di poppa, ha una ottima spiaggetta di poppa che è organizzata anche con due vani per metterci materiale umido. Dopodiché c'è la zona dedicata alle manovre, dove c'è la timoneria, un buono spazio tra la timoneria e i due winch per lato, quattro winch in tutto, poi una lunghissima area che arriva fino al tambuccio, completamente libera da manovre, protetta dai paraonde piuttosto alti e organizzata con delle panche lunghissime, e due tavoli centrali separati tra di loro, che possono essere sia tavoli, sia essere abbassati a tavolino da salotto, sia diventare delle aree prendisole. Per cui
una barca che ha delle ottime caratteristiche per la crociera mediterranea, per la crociera dove si prende il sole. Ovviamente è previsto bimini, previsto soprattutto lo spray hood completamente incassato nella tuga. La tuga è organizzata con questa grande vetrata che le ruota tutto intorno, molto intelligente la parte centrale davanti apribile che porta dentro molta aria, tutta una striscia di luce centrale che dà una forte luminosità agli interni e consente da dentro anche di riuscire a vedere le vele. E poi dall'albero in poi, dove ci sono tutte le manovre nascoste che corrono sotto e che arrivano tutte concentrate davanti alle timonerie, compresi i tersaroli, le drizze e tutto quanto, la prua è completamente libera, ci sono solo osteriggi a filo e poi a prua ancora il musone dell'ancora ribaltabile, organizzato in modo molto intelligente perché è esattamente della misura che serve per entrare, per cui non occupa più spazio del necessario e poi ha il pozzo catena immediatamente accessibile. Gli interni sono organizzati secondo il concetto del semi-custom, cioè la barca ovviamente ha le sue strutture che sono stabilite, però all'interno di questo si può giocare con tantissime scelte. Tutto il concetto ruota ovviamente intorno alla luce, alla fruizione della luce, hanno curato particolarmente questo aspetto. Per esempio, quando si sta seduti si ha già un primo piano di visione attraverso questi oblò sulla fiancata che permettono di riuscire a vedere fuori, però poi quando ci si alza hanno voluto tenere le altezze non troppo eccessive, diciamo che oscillano tra il 1,80 e il 1,90 in modo da consentire di avere un secondo momento di fruizione di queste finestrature per guardare fuori, e in questa posizione io riesco addirittura a guardare il piano di coperta, è una cosa molto molto piacevole. Il quadrato è organizzato con divano sul lato di sinistra, un divano a C che offre la possibilità di sedere fino a quasi 9-10 persone, e la zona qui sulla dritta che può essere organizzata in vario modo. In questo caso c'è un divanone molto grande. Dopodiché sull'esemplare che abbiamo provato c'è addirittura una quinta cabina. Pensate, su questo 66 piedi sono riusciti a mettere 5 cabine tutte comode. La zona di prua è completamente dedicata all'armatore e prevede varie soluzioni, letto centrale e bagno più verso poppa, oppure come in questo caso letto a murata e un bellissimo bagno a prua con un box doccia particolarmente ben sviluppato dove c'è un seggiolino e ci si sta in due volendo. E poi tutta la zona di poppa organizzata con due cabine gemelle, in questo caso come abbiamo detto si possono avere anche a letti separati, in questo caso sono letti matrimoniali, che hanno la caratteristica di poterci dormire con le teste verso poppa. Questo 66 ha già dimostrato di essere un'ottima barca di partenza, è studiata in tantissimi dettagli e dimostra che tutti i player di questo progetto hanno una grande esperienza e una grande voglia di fare qualità. Ma Marco Tursini ha idea di far diventare Advanced un punto di riferimento, soprattutto nella fascia di imbarcazioni che vanno a colmare un gap che c'è tra le barche intorno ai 50 piedi e i max intorno agli 80 piedi. Per cui ha già in mente una gamma che prevede una barca intorno ai 56 piedi e una barca intorno ai 76 piedi. Saranno tutti progetti interessanti, ognuna con le sue caratteristiche, ma tutti votati a un comune denominatore, cioè quello di dare la massima qualità e il massimo stile in imbarcazioni complete che offrano le comodità di una casa, ma che siano divertenti da portare come una barca sportiva.